Al Buitoni il Sansepolcro ospita l'Olimpia Tirus, consapevole del risultato già acquisito da parte della formazione dell'Ellera che ha battuto nella giornata di sabato pomeriggio il Cannara e quindi si è portato agli stessi punti del Sansepolcro. Rimarrà così anche alla fine della gara, visto che la formazione bianconera subisce la sconfitta da parte della formazione dell'Olimpia Tirus. Al terzo minuto, fallo di Gorini al limite dell'area, punizione perfetta sopra la barriera di Agostini, gol quindi con il vantaggio degli ospiti per l'1-0. Al 27esimo raddoppia l'Olimpia Tirus da calcio d'angolo di Agostini, battuta lunga sul secondo palo dove c'è appostato Federici che di testa indirizza sul palo lontano per il 2-0 della formazione ospite. Al 31esimo il Sansepolcro riesce ad accorciare al termine di un'azione insistita in aria con Arcaleni che alla fine trova il varco giusto e realizza il gol che accorcia le distanze. Al secondo minuto della ripresa, ancora in avanti il Sansepolcro con Mariotti dalla sinistra in acrobazia, palla che dà l'illusione di entrare in porta, ma è solo fuori. Esulta il pubblico, ma non si sblocca il risultato. Al 31esimo calcio d'angolo di Braccini, Essu si stacca di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 39esimo si chiude la partita con il terzo gol dell'Olimpia, ancora da calcio piazzato, stacca di testa Angeli sul secondo palo per il 3-1. Al 49esimo Quadroni realizza il gol del 3-2, un gol che però non serve ad evitare la sconfitta del Sansepolcro. Il calcio ci sta di perdere le partite, dobbiamo, come si dice, pensare alla prossima.